amici di Battista 70 Phone, oggi vi presento Nokia Treasure Tag, che non è nient'altro, diciamo, che un cicalino evoluto per cercare ad esempio degli oggetti che abbiamo disperso. Andiamo ora ad accenderlo, emetterà un suono. Ok, ora l'abbiamo acceso. Lo abbiamo associato via Bluetooth, dato che non abbiamo la connessione NFC, ed abbiamo poi scaricato dal market, dal Windows Phone Store, Nokia Treasure Tag, che è assolutamente gratuito. Andiamo ad avviarlo. Come vedete, il sensore è connesso, abbiamo la possibilità anche di modificare le varie impostazioni. Qui siamo connessi, se volete potete tranquillamente modificare il nome, oppure potete modificare l'icona. Io vabbè, ho scelto le chiavi perché molto probabilmente lo collegherete a delle chiavi, o può anche essere che lo metterete collegato alla valigia o perché no, anche la vostra fidanzata per cercarla. Vabbè, adesso sto scherzando. Ok, ora l'abbiamo collegato. Cosa succede quando lo cerchiamo? Avviamo ed emette un suono. Vabbè, se l'abbiamo in giro per casa lo possiamo trovare tranquillamente. Se non viene rilevato per qualunque motivo, o perché è spento o perché è, chiamiamolo così, fuori campo, cosa succede? Andiamo a spegnerlo. Ok, è spento. Tra un attimo apparirà che non è connesso e vi chiede di: è impossibile trovare questo sensore. Quindi possiamo andare in giro a cercarlo, oppure tranquillamente apriamo la mappa e lui ci farà vedere l'ultima volta che il nostro sensore è stato associato dove eravamo, e noi gli facciamo vedere che eravamo qui. Adesso tramite IR ci possiamo andare e lui ci fa vedere dove è posizionato il nostro sensore. Ad esempio, noi partiamo e diciamo vai a piedi e andiamo a cercarcelo tranquillamente. Come vedete, lui si è posizionato, ci sono le istruzioni, oppure via navigazione, è tutto concatenato e ci dice dove è posizionato il nostro cicalino, di modo che avrete sempre la possibilità di ritrovarlo in caso di smarrimento. Se acceso lo cercate tramite il suono. Andiamo a riaccenderlo. Ok, adesso un attimo e verrà ritrovato automaticamente. Avete visto, io vado a cliccare e parte il suono, di modo che lo posso trovare. Come vedete, un cicalino, diciamo, molto evoluto, con la possibilità di ritrovarlo nel caso che sia fuori campo o addirittura spento. Con questo concluso, un saluto da Loris, alias Battista 70, per Battista 70 Phone.